al supermercato per fare la spesa o alle poste per sbrigare questioni personali durante il loro orario di lavoro. Due dottoresse del servizio per le dipendenze, l'ex SERT, una struttura alle dipendenze dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e di Polistena, Rosa Maria Catalano, di 59 anni, e Maria Carmela Di Bartolo, di 65, sono state sospese dal servizio per la durata di un anno perché accusate di assenteismo. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Palma e Francesco Mirabelli su richiesta della Procura della Repubblica ed eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Le due dottoresse, nell'inchiesta condotta dalla Procura di Palma, sono accusate di truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni della presenza in servizio. Le indagini della Guardia di Finanza hanno preso il via da una lettera anonima inviata alla Procura della Repubblica di Palmi, in cui venivano segnalate le frequenti e sistematiche assenze dei due medici dalla struttura dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, in cui erano in servizio per sbrigare questioni personali. In alcune occasioni i due sanitari avrebbero lasciato arbitrariamente il posto di lavoro anche per rientrare a casa. Le dottoresse, presunte assenteiste, avrebbero fatto ritorno nel posto di lavoro in prossimità del termine dell'orario di servizio, certificando solo in quel momento con il badge la loro uscita. Oltre alla sospensione del servizio a carico delle due professioniste, è stato disposto il sequestro delle somme indebitamente percepite nelle ore in cui risultavano presenti al lavoro, pur essendo assenti. Malcostume diffuso e radicato, frutto di una prassi consolidata, così il GIP Mirabelli parla della vicenda che ha portato alla sospensione per assenteismo delle due dottoresse di Polistena, per le quali è stata disposta la sospensione per un anno. In particolare, i due sanitari, secondo quanto si legge in un comunicato del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, contravvenendo ai propri doveri, si sono assentati sistematicamente senza alcuna valida ragione di servizio per tornare nelle proprie abitazioni o per esigenze di carattere personale, come recarsi al supermercato o alle poste. La somma sequestrata ai due medici per le ore di lavoro dichiarate ma mai effettuate ammonta complessivamente a quasi 8.000 euro. Il GIP Francesca Mirabelli, nel provvedimento di sospensione, a proposito del comportamento dei due medici, parla di scarso senso di deontologia professionale e di indifferenza nei riguardi della collettività in un settore così delicato come quello della salute pubblica. L'indagine, afferma ancora il giudice delle indagini preliminari, ha evidenziato la sistematicità e la spregiudicatezza, sintomatici di abitualità delle condotte denunciate, espressione evidentemente di un malcostume diffuso e radicato che coinvolge proprio il personale di livello dirigenziale, investito astrattamente di maggiori responsabilità ed obblighi ed ancor più astrattamente inteso quale figura di riferimento deontologico.